Premiati gli studenti toscani vincitori del concorso di intercultura. La cerimonia di premiazione si è svolta all'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso. Ugo Bardi immagina il futuro del trasporto. Il libro è stato presentato nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Salone del libro 500 Toscani a Torino col treno dei lettori della Toscana. Partito dalla stazione di Santa Maria Novella, il convoglio messo a disposizione dalla Giunta e dal Consiglio regionale col supporto di Unicop Firenze. Si è svolta nell'Auditorium Spadolini a Palazzo del Pegaso la cerimonia di premiazione di una rappresentanza degli 86 studenti toscani che hanno vinto il concorso Intercultura e che si sono guadagnati una borsa di studio per trascorrere un periodo scolastico all'estero. Con i giovani premiati, dopo i saluti istituzionali del vicepresidente di maggioranza del Consiglio regionale, sono intervenuti Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura, Elisabetta Di Maggio, ricercatrice dell'Università di Pisa, ex partecipante a un programma di Intercultura in Danimarca, che ha intervistato Giacomo Melani, volontario di Intercultura di Livorno ed ex partecipante a un programma bimestrale in Australia nel 2007, attualmente ricercatore al CNR di Pisa. L'Associazione di Volontariato Intercultura organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, inviando ogni anno oltre 2.000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all'estero e accogliendo in Italia centinaia di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente nel nostro paese. Dal suo esordio, Intercultura ha realizzato oltre 70.000 programmi di scambio. Sentiamo le parole di Andrea Franzoi e Giacomo Melani. Eh sì, questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con Intercultura da tutta la Toscana. E loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione, perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. Quindi noi pensiamo che questo possa dare un valore aggiunto al territorio, nel senso che quando torneranno potranno anche portare un contributo di confronto con tutti i loro compagni, con le famiglie, con gli amici, con tutta la comunità scolastica qui in Toscana. Il progetto prevede che anche Intercultura ospiti in Italia studenti da tutto il mondo, e quindi noi ci aspettiamo in Toscana più di 30 studenti che vengono dall'Asia, dall'America Latina, dagli Stati Uniti e che verranno ospitati in famiglie toscane e andranno a scuola. Anzi, questa opportunità di far vivere e conoscere la Toscana a questi studenti da tutto il mondo è ancora aperta, e quindi invito tutte le famiglie toscane che hanno interesse, l'idea di ospitare un'altra persona che viene da un'altra parte del mondo, di aprire le loro porte e di far conoscere sia il progetto educativo di Intercultura sia poi il territorio nel quale viviamo e che tutti apprezziamo. Allora, la selezione Intercultura intanto si svolge nel mese di novembre di ogni anno. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Allora, quest'anno partiranno circa 2.000 studenti e sono stati selezionati da tutte le scuole d'Italia, e chiaramente partiranno quelli che sono più meritevoli e più idonei a questo tipo di programmi. Il futuro, ma anche il presente dei veicoli elettrici, la sfida di una nuova mobilità che faccia meno dei combustibili fossili e i nuovi servizi di car sharing sono al centro del libro Il futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita, scritto da Ugo Bardi e presentato nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Hanno aperto l'evento i saluti istituzionali del Presidente della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali del Consiglio regionale, che ha parlato di un volume interessante e ben scritto.
È una sfida, è una scommessa, ma soprattutto riteniamo sia un appuntamento che non ci possiamo permettere di mancare, e servono elementi di approfondimento, di conoscenza, di valutazione, anche per aprire un dibattito, per raccogliere le varie opinioni e per mettere in condizioni soprattutto le cittadine e i cittadini di avere una consapevolezza rispetto a questi argomenti. Uno dei tratti maggiormente interessanti dal mio punto di vista di questo libro è che, ad esempio, vengono forniti elementi di valutazione rispetto anche a quelle che potremmo definire le fake news, piuttosto che le narrazioni spesso strumentali, come dice il professor Bardi, rispetto a questo argomento. Quindi è un libro ben scritto, interessante, e che offre appunto un'occasione per avere elementi di valutazione, e noi siamo ben lieti di ospitare anche questo tipo di approfondimento e di dibattito per permettere a tutti di farsi un'opinione. Per l'assessore all'ambiente della Giunta Toscana, intervenuta all'evento, l'informazione è uno degli strumenti essenziali per affrontare questo percorso di cambiamento. Per affrontare la conversione energetica in particolare, ma la transizione in generale, noi diciamo sempre che serve una cassetta degli attrezzi nuova, non si aggiusta al futuro con gli attrezzi vecchi, e certamente l'informazione è uno degli strumenti essenziali per affrontare questo percorso di cambiamento incredibile, che ha necessità di coinvolgimento della cittadinanza e ha necessità anche di uno sguardo il più possibile integrale e integrato, che è quello che riguarda un aspetto fondamentale della conversione, che è la mobilità. Questo libro, che è anche uno strumento di lavoro, ci offre. Abbiamo bisogno di combattere i pregiudizi delle persone che hanno paura della transizione, hanno paura di non avere accesso alla transizione, soprattutto quando si parla di mobilità. Ci sono cattive informazioni, c'è mala informazione, spesso anche costruita ad arte. Sembra che la transizione verso la mobilità elettrica sia per pochi, che lasci indietro molti, che sia un fatto che riguarda soltanto chi se lo può permettere. Il tema è un po' più complesso, e questo libro offre molti spunti, molti punti di riferimento, e smonta molte teorie che ci fanno pensare che non sia possibile, che sia una velleità pensare di poter passare all'elettrico. È un tema fondamentale, invece, che ha a che fare con un pianeta più pulito, con la nostra salute e ovviamente con il modo di vivere anche le nostre città, che stanno in pieno dentro la transizione. La mobilità sostenibile è una rivoluzione, ha spiegato l'autore Ugo Bardi. Si tratta di un punto fondamentale del dibattito che stiamo facendo oggi, se parliamo di transizione verde. È una rivoluzione, il punto focale, il punto centrale del dibattito che stiamo facendo oggi. Se parliamo di transizione verde, dobbiamo in qualche modo eliminare l'uso dei combustibili fossili. Ora, il mezzo elettrico, non necessariamente un'automobile, ma in parte anche sia un'automobile, è il punto focale della transizione, perché se non ci liberiamo del combustibile principale, cioè quello che dà i maggiori profitti all'industria petrolifera, all'industria dei combustibili fossili, quello che è il petrolio dal quale si fa benzina e gasolio, a quel punto non avanzeremo veramente nella transizione. Quindi questo è il punto centrale, e anche la ragione perché c'è tanta pubblicità denigratoria nei riguardi delle auto elettriche, è perché funzionano e sono un rischio per quelli che oggi hanno i loro profitti sul petrolio. Ore 7.30, binario 10 della stazione di Santa Maria Novella. Il fischio del capostazione segnala la partenza del primo treno dei lettori toscani diretti al Salone Internazionale del Libro di Torino. Sono 500 i passeggeri lettori che, con una corsa alla prenotazione che ha fatto il tutto esaurito in 12 ore, sono riusciti a conquistarsi un posto gratuito su una delle 7 carrozze del treno speciale, un pacchetto messo a disposizione dalla Giunta e dal Consiglio regionale e da Unicoop Firenze nell'ambito del progetto Under 30. Sentiamo le parole del Presidente della Commissione Cultura e di alcuni protagonisti. Devo dire, in questo momento siamo tutti un po' emozionati e soddisfatti, e devo dire soprattutto per il grande lavoro che tutto il nostro personale ha fatto. Non era una cosa semplice, è stata un po' una follia,
però l'entusiasmo delle persone, la passione per questa esperienza, il fatto che tanti abbiano tirato fuori un libro dalla borsa, si siano messi a leggere appena il treno è partito, ci ha compensati di tanta fatica organizzativa e ha dato senso a questa prima volta per la Toscana. Io credo che sia fondamentale puntare sulla lettura e che dobbiamo usare ogni mezzo per invogliare i nostri cittadini a riprendere questa pratica, a riprendere questa abitudine, che è una grandissima risorsa per la loro vita quotidiana. Questo è un modo pop, allegro, bello, un po' faticoso da organizzare, per portare tutti a quella che è la kermesse più importante del paese in ambito di editoria e di filiera del libro in generale. Abbiamo tutti, abbiamo gli editori allo stand della Toscana, abbiamo gli autori con noi sul treno e al nostro auditorium, abbiamo i lettori e abbiamo anche un treno che ci porta, quindi più di così non si può desiderare nulla. Sono veramente grata e soddisfatta per il lavoro che abbiamo fatto fin qua. No, bellissima, tra l'altro è obiettivamente unica, no? Perché è un progetto che a livello nazionale credo non sia mai stato realizzato, per cui un'opportunità doppia. Come lettore, perché amo viaggiare attraverso la lettura dei libri, come scrittore perché amo viaggiare attraverso la scrittura, perché come sappiamo tutti, insomma, il libro è un po' una porta che si apre sui mondi, e quindi viaggiare sapendo di essere ospite di un progetto unico come questo è una grande occasione. Ho occasioni di presenza perché pubblico per diversi editori toscani, perché realizzo progetti credo interessanti a livello toscano. Siamo stati ospiti della regione toscana anche gli anni passati per il premio Toscana. Io coordino il premio Toscana, dirigo il premio Città di Siena, per cui siamo stati spesso ospiti dello stand per questo motivo, quest'anno anche. E poi sarò presente come autore perché sono autore di saggi, di romanzi, per cui c'è la casa editrice del mio ultimo libro, che è Arcadia Editore di Cagliari, e poi sono ospite dello stand della Regione Campania, stand istituzionale della Regione Campania, in quanto il mio ultimo saggio è stato selezionato da questo ente tra le opere di Il Papavero, che è una casa editrice campana. È una Toscana da leggere, tantissimi lettori su questo treno che porterà a Torino Lingotto per il Salone Internazionale del Libro di Torino, una prima volta che vengono impegnate tantissime risorse per poter raccontare quella che è la Toscana da leggere, tanti progetti, tante iniziative che dalla Toscana oggi proprio portano la loro conoscenza, sapienza, esperienza al Salone del Libro di Torino, e con loro tantissime persone, oltre 450 persone che sono salite a bordo e che in questo momento stanno viaggiando per arrivare a Torino. Noi racconteremo la Toscana da leggere, questa iniziativa del Consiglio regionale della Regione Toscana e della Regione Toscana è una prima iniziativa, una prima edizione, e quindi questo viaggio di andata racconterà quali sono i progetti che oggi avremo allo stand della Regione Toscana, quali sono i progetti che insistono sul territorio della Regione Toscana, e avremo anche le testimonianze delle autrici e degli autori che sono qui sul treno, ma anche di chi sta viaggiando, perché l'idea è anche raccontare l'emozione del viaggiare con la Regione Toscana per arrivare al Salone del Libro e quindi testimoniare una Toscana da leggere. Con me c'è Frida, che è già un'avida lettrice, e sì, quindi ci fa davvero piacere fare questa esperienza di famiglia, essendo tutti appassionati lettori al Salone. Per noi sarà la prima volta e quindi è davvero, insomma, una bella occasione ritrovarsi qui sul treno dei lettori. Credo che sia un elemento fondamentale per liberare la fantasia, di tutto, scoprire, viaggiare anche attraverso le parole, i disegni, e perché no, anche per imparare le storie di personaggi che siano di fantasia, ma anche personaggi veri, sin da piccolini, se narrati in un modo originale e fantasioso, sono l'occasione per avvicinarsi sia a un mondo fantastico, ma anche poi a quella che è la realtà, la storia e il contesto in cui viviamo oggi. Quindi ogni sera
abbiamo il rito di leggere due o tre librini e speriamo di continuare così. Ma diciamo che sì, è una prima volta, ma credo che possa essere sicuramente una bella esperienza, visto che comunque non c'è stata mai l'occasione per andare al Salone di Torino, e quindi abbiamo colto l'occasione che ha messo a disposizione la Regione Toscana per poter essere all'interno di questo terreno, di poter utilizzare e usufruire di questa opportunità, e siamo molto curiosi di vedere come sarà il Salone del Libro, come sarà Lingotto, come sarà Torino. È una bella giornata e quindi siamo particolarmente contenti di essere qui dentro, e siamo molto contenti appunto che la nostra regione abbia creduto in questo progetto, abbia finanziato questo treno e abbia messo a disposizione di tanti lettori, di tanti appassionati questa opportunità. Sono un lettore molto abbastanza aggiornato e molto appassionato, leggo di tutto, in particolar modo romanzi sia attuali che comunque di epoche passate. E quindi siamo pronti con borse, borsoni, buste, shop per arrivare a Torino e guardare e acquistare ciò di cui siamo particolarmente appassionati. Perché è da tempo che cerco di andare al Salone del Libro, che trovo un'esperienza incredibile da fare e ancora non ci ero mai riuscita. Sono molto orgogliosa che la mia regione sia proprio quella in grado di organizzare un evento di questo tipo e che ci sia un padiglione dedicato con tantissimi eventi, e quindi non ho voluto perdere l'occasione per esserci. Io sono una lettrice fondamentalmente di romanzi, sono un'appassionata anche di letteratura soprattutto italiana, contemporanea. In questo momento cerco di seguire dei filoni che portano nella direzione dell'inclusione, della scienza dei dati. Sono appassionata anche di editoria, soprattutto di piccola e media. Io faccio parte di un'associazione culturale Chiusi, quindi la Bassa Val di Chiana, in fondo alla nostra Toscana, che organizza un festival musicale, il Arts Rock Fest, all'interno del quale abbiamo appunto deciso di fare una piccola fiera dell'editoria, appunto piccola e media, proprio per portare anche nella nostra provincia tutta questa esperienza che troveremo anche oggi al Salone. Quindi sono molto molto felice e molto emozionata.